Buongiorno, dai che siamo a buon punto. Allora, ho rifinito con tagliacuci il margine della paramontura e anche il fondo della giacca. Poi qui la vedete al contrario, sono andata a rifinire i margini, cioè a tagliare il tessuto in eccesso dei 4 cm del fondo in questo modo. Quindi a questo punto posso andare a rovesciare bene bene la mia paramontura. Da entrambi i lati vado a stirare tutto bene, a girare bene gli angolini e a stirarla per bene e iniziamo a lavorare di qua. Allora, vediamo, vi faccio vedere che cosa andiamo a fare adesso. Ok. Allora, questo rovescio della nostra paramontura che andrà fissato alla cucitura del fianchetto. Altro non dobbiamo fare che eseguire fin dove arriviamo al fondo. Mi raccomando, attenzione che qua dobbiamo girare l'orlo, quindi fermatevi più in alto. Prima di arrivare in fondo, fermatevi. È sufficiente bloccarla comunque dall'inizio del giro manica fino a una decina di centimetri dal fondo, perché il fondo poi andiamo a lavorarlo dopo. Questo perché ci servirà per due modi: uno, perché dobbiamo comunque andare ad applicare la tasca in questo punto, e due, perché dobbiamo andare a cucire la manica. Quindi queste due parti o le unite con un punto lungo a macchina oppure le imbastite per tenerle unite. Giusto perché così almeno non abbiamo problemi a cucire la manica. Ho fissato la mia paramontura e fatto 30, come si dice, facciamo 31, visto che comunque dobbiamo andare a stirare bene, sistemare bene questa parte. Io ero al ferro, ne ho approfittato ed ho già stirato, o meglio, appuntato il margine di cucitura del mio fondo giacca a 4 cm. Ora occupiamoci delle maniche. Manica, sottomanica. Allora, dobbiamo andare ad unire le parti, quindi dritto contro dritto le andiamo a puntare. Ok, e andiamo a cucire a 1 cm. Una volta cucito, passiamo con tagliacuci. Quello che otterremo sarà questo. Le due parti saranno unite e rifinite con tagliacuci. Arrivati a questo punto, chiaramente andiamo ad unire anche le parti laterali della nostra manica, così da chiuderla. Quindi andiamo a unirle, le cuciamo e poi le rifiniamo con tagliacuci. Avremo così ottenuto le nostre due maniche pronte, chiuse. Ora che abbiamo chiuso le maniche, abbiamo le maniche completamente chiuse, dobbiamo andare a molleggiare questa parte. Allora, io ho semplicemente passato un filo di punti a mano e arrivata a questo punto vado a tirare il filo di modo da creare un pochino di morbido nella parte alta. Questa cosa ci faciliterà poi l'attaccatura della manica. Ora abbiamo la giacca al dritto e la nostra manica. Allora, so che chi ha le prime maniche potrebbe trovarsi in difficoltà nel capire come puntarla. Ve l'ho già fatto vedere, mi sembra, con l'abito, però ve lo faccio rivedere. Allora, innanzitutto mi raccomando, per distinguere la destra e la sinistra, ricordatevi che avete le tacche di riferimento, quindi avete la tacca del davanti, una tacca, e nel dietro è identificato con due tacche. In questo modo riuscirete a distinguere la destra e la sinistra, anche se avete le tacche sia sulla manica che sulla giacca, che sul giro manica. Quindi, per riuscire a capire come puntarla, cosa dovete fare? Semplicemente giacca dritto, manica dritto, andate a puntare il punto sotto dell'ascella della manica e della giacca in questo modo, lo andate a puntare e poi ve la girate al dritto e una volta che la girate
Ecco che capite come va puntata, quindi punto ascella, poi andiamo a puntare il colmo manica che è identificato con la stanghetta col pallino alla spalla. E pian piano, gestendo il mo l'attacca con la tacca, andiamo anche dall'altro lato, andiamo a far combaciare le tacche. E pian piano nella parte alta andiamo a puntarla gestendo un pochino il molle. Ora alla macchina da cucire andiamo a cucire tutto attorno a 1 cm di margine e alla macchina da cucire non tirate il tessuto, mi raccomando, tutta questa parte morbida dovete farla scorrere sotto la macchina, ovvero fate la cucitura a 1 cm e man mano fate scorrere il molle. Anche questo nel video dell'abito l'ho spiegato. Attenzione a questo passaggio, ma vedete che con un pochino di pazienza ci riuscirete. Una volta cucite le maniche, andiamo a passare tutti i margini tagliacuci, tiriamo via tutti i fili, filetti, filettini e dopodiché possiamo passare alle tasche. Allora, la tasca. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è girare i 2 cm della nostra tasca e andare a fare una cucitura in questo modo. Dopodiché dobbiamo andare a stirare la tasca girando il margine all'interno di circa 1 cm. Allora, questa è una cosa semplice, ma per alcuni magari non lo è. Un piccolo trucchettino. Allora, se prendete un cartoncino, disegnate la sagoma della vostra tasca. Andate al ferro da stiro e cominciate a stirare in questo modo. Allora, ve lo faccio vedere al ferro da stiro. Mettete la vostra sagoma di cartoncino esattamente dove dovrebbe essere il margine di cucitura e con il ferro da stiro andate a fare questo, senza bruciarvi come sto facendo io. Sia da un lato che dall'altro. Giro di qua se non riesco. Allora, in questo modo riuscirete a dar forma alla vostra tasca. Un altro metodo che si può utilizzare è quello di andare a passare un filo, tipo da metà tasca qui a metà laterale, dei punti a mano e poi tiriamo il filo finché questa parte si arriccia. Dopodiché con il ferro da stiro potete tranquillamente stirarla. Questi sono due modi per riuscire ad ottenere la nostra curva fatta bene alla nostra tasca, quindi o col filo oppure con una sagoma di cartoncino. Una volta che avete stirato per bene le vostre tasche, andate a posizionarle. Voglio fare solo un appunto qua. Io non le ho posizionate dove era segnato sul cartamodello. Ho preferito indossare la giacca e trovare il punto giusto, perché se io avessi rispettato il cartamodello sarebbero state troppo basse per me. Quindi vado a posizionarla più in alto. Lo potete fare anche voi. Trovate il vostro punto e la posizionate abbastanza dritta, la puntate con degli spilli. Poi, per quanto riguarda l'altro lato, voi vi chiederete: ho capito, come faccio a mettere nello stesso identico punto anche l'altra? Allora, facilissimo, perché voi andrete a prendere l'altra tasca, la sovrapponete. Poi prendete, bellissimo questo trucchettino, prendete i margini del fondo della giacca dell'altro lato e con gli spilli andate semplicemente a puntarla. È abbastanza, alzate, prendete la vostra taschina e gli mettete, basta uno spillo solo. Mettiamone due. Così quando girate, ecco che la vostra tasca andrà posizionata in questo modo.
Quindi una volta fatto questo, andiamo alla macchina da cucire, facciamo una cucitura in costa per bloccare la nostra tasca. Possiamo anche fare due punti sia da un lato che dall'altro verso l'interno per bloccarla. Andiamo così a cucire le tasche. Le tasche sono applicate. Ora, nel prossimo ed ultimo video andremo a vedere gli orli, quindi l'orlo della manica, il fondo, la bottonatura, e poi vi darò le mie opinioni su questo modello della mia boutique in particolare. Ci vediamo prestissimo.